dopo due caffè, due aperitivi, tre pranzi e due cene, lui non fa nulla. Allora, torni a casa e ti domandi. Non gli piaccio. E allora, perché tutti questi incontri? Avrà un'altra. Forse ho sbagliato qualcosa. Magari dovevo saltargli addosso. No, non dovevo saltargli addosso. Sarà timido. Avrà problemi sessuali? No, l'avrò spaventato. Era sociale. Tu casa è su casa. Ma perché andare al cinema, al ristorante? Cucini così bene. Sai che risparmio? Inesplorabile! Dalla vita in giù! Si è lasciato andare, ferito dalla vita e dalle donne e dalla mamma e dagli amici e anche dai cugini! Finché la mia testa non contella, mentre tu intorno affronti il caos. Il suo credo e potenzialità d'azione può essere riassunto in una frase. Domani lo faccio, vuoi dei figli? Te li darà? Questo poi sarà padre. L'unica cosa che sarà in grado di fare sarà quella di pagare i conti. Se potrà. Educazione, problemi, compiti, emergenze. Dovrai pensarci tu. Stai male? Ma quando pensi lui a lei? Non ti aiuterà. Mentre tu sei in ospedale, cosa che mi lui resterà a casa da litighi furiosamente con i figli e i parenti. Lui si dileguerà strisciando. Oppure sarà presente in silenzio, con la testa imbocata nel vuoto o nel telefonino. Perché tu sei ovunque.